Ormai siamo tutti esperti di scena del crimine, di omicidi e di serial killer. Li vediamo in televisione e questo è sufficiente per avere la licenza di Crime Scene Investigator. Ma giusto per rovinare il gioco, proviamo a vedere i 10 errori più frequenti che ci rifila lo schermo, grande o piccolo che sia. 1. La morte veloce. Un colpo di pistola, un fendente, la nostra vittima esala immediatamente l'ultimo respiro. È raro che accada, anzi possiamo dire che se la ferita è al torace o all'addome, la morte è causata da un'emorragia e non è istantanea. 2. La morte bella. Il nostro attore e la nostra attrice si congedano dalla vita con il volto sereno e composto, non un capello in disordine, soprattutto se a morire sono i buoni. Nella realtà chi muore è spaventato, sconvolto. E se il corpo lo si ritrova qualche giorno dopo, serenità e compostezza lasciano il posto a qualcosa di decisamente meno piacevole. 3. Il corpo sanguinante. Il vostro commissario arriva sulla scena del delitto. La morte risale a una mezz'ora prima, un colpo di pistola al petto. Il sangue filtra sotto la porta. Peccato che, cessata l'attività di pompa del cuore, il sangue smetta di uscire copioso da una ferita nel giro di pochi minuti. 4. Il momento della morte. Altro che un coroner o un procuratore generale che in aula afferma che la vittima è deceduta alle 22:30. Stabilire il momento della morte è uno dei compiti più difficili per il medico legale, che non può che concludere definendo un intervallo, ad esempio dalle 21 alle 24, e nemmeno troppo ristretto. 5. Il pugno che abbatte. Se non siete Mike Tyson, non ce la farete mai a stendere un avversario con un solo colpo. 6. L'ecchimosi fantasma. Dato che non siete Mike Tyson, magari gli farete un occhio nero, che rimarrà per qualche giorno, passando da un bel rosso ad un bruno, fino a un colore giallastro prima di scomparire. Difficile che sparisca nel volgere del cambio di scena del vostro film. 7. Il veleno che uccide in un secondo. Nella gran parte dei casi, come accade con l'arsenico, perché un veleno uccida occorrono diversi giorni. Certo, ci sono sostanze a effetto più rapido, ma non istantaneo. E poi dove diavolo potrebbe procurarsi un gas nervino o un normale criminale? 8. Il veleno che non lascia traccia. Se un veleno non lascia traccia è perché il tossicologo non l'ha cercato bene. Strumenti dal nome complicato come il gas cromatografo con associato uno spettrometro di massa finiscono per riconoscere ogni sostanza sospetta ritrovata in un campione. 9. Ecco l'atleta. Un assassino che fugge. Un detective che lo insegue, correndo e saltando gli ostacoli senza difficoltà. Ma con tutto l'affetto per le forze dell'ordine, non è facile che un investigatore abituato a un ritmo di vita non diverso dal nostro si trasformi immediatamente in un decatleta. 10. E ultimo, il laboratorio high-tech. Non c'è serie televisiva o film in cui i laboratori non siano ipertecnologici e fantascientifici. Schermi azzurrini, ronzini, fusi, risultati immediati. La realtà è ben diversa e parla di professionisti eccezionali che spesso ottengono grandi risultati in turni di lavoro massacranti. Ma diciamocela tutta, chi di noi rinuncerebbe all'effetto Hollywood?